Cari amici ben incontrati, buon sabato 4 giugno, vigilia di Pentecoste. Per questo invochiamo lo Spirito utilizzando la completa preghiera, la sequenza allo Spirito Santo, dicendo così: Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. Dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Si luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Amen. Il Vangelo che leggerò e commenterò è la continuazione del Vangelo di ieri ed è la conclusione del Vangelo di Giovanni. In quel tempo Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa, tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa. Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. È così che conclude il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di colui che posò sul petto di Gesù. È un gesto molto significativo e lo commenteremo verso la fine di queste breve mie parole. Cosa succede? Che Pietro, una volta ricevuto l'incarico di Gesù a pascere il gregge, vede venire verso di loro Giovanni e dice al maestro: Ma è di lui? Che sarà di lui? Anche lui? E Gesù risponde un po' bruscamente, come dire: Ogni discepolo ha un suo proprio percorso. Tu bada al tuo. Tu sii fedele al tuo. Tu avrai il compito di pascere il gregge. Anche lui sarà pastore, ma lo sarà in modo diverso. Come dire, ognuno nella Chiesa ha una sua propria modalità di vivere la sua sequela a Gesù, il suo modo di imitare Gesù. E occorre essere fedeli al proprio modo, alla propria vocazione personale. C'è bisogno anche di una varietà di testimonianze perché il mondo colga l'una e l'altra più consono alla propria natura, alla propria sensibilità, alla propria cultura. Una cosa è testimoniare alla Pietro, altra cosa è testimoniare alla Giovanni. E difatti l'ultima parte del Vangelo parla proprio della testimonianza di Giovanni. Chi è questo misterioso discepolo che posa il capo sul petto di Gesù? È lo stesso discepolo che ai piedi della croce riceve il dono di Maria.
E qui è interessante fare un'osservazione. Giovanni dice: io posso testimoniare questo. Ho capito bene il messaggio di salvezza di Gesù, Gesù rivelatore del Padre, in forza di due doni che ho ricevuto. Un'amicizia speciale di Gesù per me e di me con lui, e poi il dono di Maria, attraverso la quale ho potuto conoscere meglio il mistero del Figlio di Dio fatto uomo nel seno di Maria, sua madre. Attraverso Maria e attraverso l'amore, la testimonianza su Gesù in Giovanni diventa piena, completa, attraente. E ne è uscito un Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, bellissimo, ricchissimo, intenso, e profondo di significati che consiglio a tutti di leggere poco per volta, ma in maniera continuativa dall'inizio alla fine. Concludiamo anche questa settimana. Ho già annunciato tutti i giorni che domani sarà la grande festa di Pentecoste, anzi, oggi stesso nella nostra cattedrale ci sarà la vigilia di Pentecoste, preparazione alla grande festa. E noi ci benediciamo. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci. E buona festa di Pentecoste.